Fra Vito Buonsante, al secolo Angelo, è nato il 10 gennaio 1931 a San Severo, provincia di Foggia, da Vito e Maria d'Aprile. Angelo nasce in una famiglia religiosa di commercianti che proveniva dalla provincia di Bari, da Conversano. Cinque figli. Insieme a lui anche una sorella si consacrerà a Dio, Suor Maria Vita, suora francescana missionaria di Gesù Bambino, oggi residente nel convento di Perugia. Angelo trascorse la sua infanzia a Torremaggiore ed aveva 15 anni quando vestì l'abito cappuccino nel convento di Morcone, il 15 settembre 1946. Fra Vito pronunciò i voti temporanei di povertà, obbedienza e castità per la prima volta il 16 settembre 1947, voti confermati per tutta la vita, il 2 febbraio 1952. Venne ordinato presbitero il 21 febbraio 1954 dal vescovo di Campobasso Boiano, Monsignor Alberto Carinci, insieme ad altri 10 confratelli. Il ministero di Fra Vito è stato un continuo servizio, principalmente ai fratini studenti della provincia religiosa, agli ammalati nel corpo e nello spirito. Egli, infatti, subito dopo l'ordinazione sacerdotale, è stato inviato dall'obbedienza nei seminari di Pietrelcina e Vico del Gargano, con gli incarichi di vice direttore, di precettore e padre spirituale. Un servizio questo svolto per circa un decennio, con una parentesi di pochi mesi con aiuto maestro dei novizi a Morcone. Economo a Montefusco, presidente a Venafro, nel 1970 Padre Vito è nominato guardiano del convento di Pietrelcina. Lascerà il segno nella terra natale di Padre Pio per aver dato vita ad uno dei primi monumenti dedicati al suo illustre confratello. Il 6 settembre del 71 venne inaugurata nel giardino del convento l'opera dello scultore Danilo Andreose. Padre Pio, in atteggiamento paterno e premuroso, sembra calato in un dolce colloquio con tre fratini che gli porgono in dono il plastico del seminario annesso al convento, uno dei più bei monumenti bronzei che finora sono stati dedicati al frate stigmatizzato. Scriverà sulle pagine della rivista Voce di Padre Pio che il monumento rappresenta un felice connubio tra quello che Padre Pio disse ed operò durante la sua vita e quello che i sacerdoti di domani annunzieranno alle future generazioni, nell'espletamento del loro ministero sacerdotale. Un altro importante capitolo del suo servizio pastorale è cominciato nel 1982 ad Agnone. È continuato a Termoli, dove è stato cappellano degli ospedali, dedicando quindi diversi anni del suo ministero di presbitero all'assistenza spirituale degli infermi. Dal 1991 è cominciato l'ultimo atto della sua instancabile azione sacerdotale, dedicato essenzialmente al sacramento della riconciliazione. A San Giovanni Rotondo e nei conventi di Gesualdo nel 92, Sant'Elia Pianisi nel 95 e a Morcone, il suo ultimo convento, nel 2001. Ha svolto questo compito sempre con grande dedizione, senza lasciarsi vincere dallo scoraggiamento per il progressivo indebolimento della vista che negli ultimi tempi gli ha creato non poche difficoltà. Lo ha svolto avendo sempre presente dinanzi a sé l'esempio del suo santo confratello Padre Pio. Certamente Padre Vito, in questo importante servizio di dispensatore del perdono divino, si sarà lasciato guidare dai sentimenti di compassione, ma anche di rigore che guidavano Padre Pio da Pietrelcina. Contemporaneamente al mistero della confessione, Padre Vito continuava il suo apostolato come un padre amorevole di tanti ragazzi, gli Araldini, prima a Sant'Elia Pianisi e poi a Morcone. La sua è stata una testimonianza di vita silenziosa e pregnante, che ha attirato tante anime, dai più grandi ai più piccoli. Padre Vito non era solo un confessore misericordioso, instancabile, premuroso, guida spirituale, amico sincero e consigliere di tanti, ma anche un frate che amava e dava attenzione e cura al giardino del convento. Spesso lo si vedeva con il suo grande grembiule di lavoro intento a sistemare le piante o a mettere in ordine. E questo è un tratto che ha fatto di Padre Vito un uomo di convento, una presenza costante nella fraternità e un vero, autentico frate minore cappuccino.
Sorella Morte ha bussato alla porta della stanza dell'82enne padre Vito all'improvviso. Non aveva nessun serio problema che potesse far presagire a lui e alla fraternità di Morcone quanto accadde. Ciononostante, il padre celeste ha trovato questo confratello di padre Pio con la valigia pronta, colma dei tanti meriti dovuti ad un'esistenza interamente spesa per l'apostolato, fino all'ultimo respiro, fino all'ultimo minuto. Infatti, aveva appena terminato di svolgere il suo ministero nel confessionale, quando il 22 febbraio 2013 si è addormentato serenamente nella pace dei giusti.